5.000 pupazzi tra personaggi dei fumetti, vintage e cartoni animati. A Venezia apre la permanente, tra gli ospiti di spicco Giorgio Cavazzano e Carlo e Giorgio. Aperta a Venezia l'esposizione permanente di Fabrizio Fontanella, che contiene 5.000 pupazzi tra personaggi dei fumetti, vintage e cartoni animati. Il sogno, cullato fin da bambino da Fabrizio Fontanella, collezionista veneziano, e costruito con tenacia e passione, è diventato realtà. È aperta a Venezia l'esposizione permanente del Venice Vintage Toys, che presenta 5.000 pezzi di creature di gomma tra pupazzi, pezzi unici e vintage. Un viaggio tra cartoni animati e simpatiche pagine che hanno fatto la storia della televisione. Un divertimento e una passione che non hanno età e soprattutto riescono ad aggregare. Il sogno finalmente è diventato realtà. Abbiamo allestito uno spazio industriale unico nel suo genere, che raccoglie innumerevoli pezzi, rari e meno rari, pur sempre frammenti di storia e frutto di una collezione durata 30 anni. La città è Venezia, non meno magica e unica, una città speciale, un centro importante per la cultura italiana e non solo. E poi è la mia città, la città che amo, e non avrei potuto scegliere location migliore. Saranno organizzati incontri, eventi e conferenze aperte ai soci. E c'è anche una mascotte tutta veneziana. Abbiamo realizzato un pupazzo in gomma prodotto dalla Ledra Plastic, che verrà distribuito ai soci premium di creature di gomma. Fabrizio condivide questa grande passione con la moglie Beatrice e tutta la sua famiglia. Lui, non senza un pizzico di emozione, ora ricorda. La mia è una passione che coltivo da sempre. Fin da bambino sono cresciuto con i miti dei fumetti e del mondo della Disney. Una delle prime foto mi ritrae all'età di 4-5 anni, mentre sfoglio un vecchio topolino grazie all'abbonamento regalatomi da papà. E proprio da lì è nata la mia passione, che è viva oggi come in quel primo giorno.